Allora, architetto, cosa dice di questa piazza Sant'Antonio Abate? Allora, siamo in piazza Sant'Antonio Abate, che è un luogo storico della città. È un luogo in cui c'era la chiesetta dedicata a Sant'Antonio Abate, che fu demolita nella seconda metà del Novecento. C'era Palazzo Grande Marchese della Schiava ed è stata intrapresa un'iniziativa giusta per la riqualificazione della piazza. Un'iniziativa che rivede finalmente rinascere Piazza Sant'Antonio Abate, anche in termini di pulizia soprattutto. Onestamente, qui c'era molto, molto Sì, molto degrado e grazie degrado. anche all'attivismo delle persone Abita. che abitano nel quartiere si è avuta una certa rinascita, quindi un'iniziativa lodevole in tal senso. Questo però non deve portarci ad allontanarci molto da quelli che sono i paletti, insomma, che chiaramente reggimentano, no, la vita pubblica. Vi sono delle regole che devono essere rispettate. Intanto, il ridimensionamento della piazza per ottenere alcuni posti auto mi sembra assolutamente in controtendenza rispetto alla rivisitazione del centro storico, alla rivitalizzazione del centro storico. Le macchine dovrebbero andare altrove. Non dovrebbero andare nel centro storico. E inoltre, insomma, i colori, le tinte, i toni vanno concordati e vanno decisi dall'amministrazione. Insomma, io adesso non so come siano stati impostati questi lavori, No, 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 no. però diciamo, tutte le attività che riguardano lo spazio pubblico vanno programmate dall'amministrazione. Ecco, ci aspettiamo in tal senso un chiarimento da parte degli assessori e del sindaco, se è possibile. Ma questi cittadini avevano ragione. Questi cittadini avevano ragione perché per tanto tempo si è stati nel degrado a Piazza Sant'Antonio Abate e finalmente si è presa iniziativa, però le iniziative vanno ponderate e vanno prese anche con ragionevolezza, ecco, non Un po' lasciate di storia di Sant'Antonio un po' di Abate, storia di architetto. Sant'Antonio Abate. È una piazza, come ho detto prima, storica perché il luogo delle poste c'era il Palazzo Grande Marchese della Schiava, che è stato demolito alla fine degli anni 60 per la realizzazione appunto delle poste, e poi c'era la chiesetta dedicata proprio a Sant'Antonio Abate. Quindi immaginiamo qui nel Settecento rappresentava uno dei luoghi della città particolari anche da un punto di vista architettonico, urbanistico, di pregio, e che conserva la storia, si mantiene, il sito conserva i connotati storici e dobbiamo cercare di preservarli con interventi che siano consapevoli dell'identità storica, appunto, del luogo.